Fatto. Non te le fanno mai certe cose, però almeno un'emergenza del genere no. Ti potevi aspettare qualcosa da parte della regione qui presente. perché No, non ho fatto no, niente. i supporti per i campi ci sono poco, però se andiamo già un pochino di su, fanno pesa, Sì, abbiamo veramente delle città cose felici, i problemi non facciano male, però diciamo può parlare più forte, che almeno sì. facciamo sentire tutti. Sì, però Allora pensavo che, cominciamo. no, pensavo che in un'occasione del genere, perfetto. Erano le nostre case dei volontari, come come attualmente io ho è. anche dei bei Ecco, adesso che sto pure facendo così perché. noi. Esatto. Invece per i cani è stato diverso il Sì, discorso, quello lo perché per so i cani perché abbiamo subito avuto subito a là. disposizione i I canini, posti, anche sì. fuori zona, e con quindi. Pensavo anche per No, i gatti presso le nostre abitazioni, quindi abbiamo cercato di coinvolgere più volontari possibili Certo. per avere gli stalli, per avere un luogo dove poterli portare Certo, e perché il gattino curare. piccolo Sì, lo puoi non lo puoi lasciare lì, anche dopo 2 o 3 giorni No. presso il campo veterinario, che comunque deve essere curato, e soprattutto dopo poi la chiusura del campo veterinario. È stato un grosso problema. Diciamo che noi nell'arco di un anno abbiamo fatto adottare tra gatti e gattini 50 esemplari, tutti con la scheda, tutti con la scheda adozione. Alcuni li abbiamo portati personalmente anche fuori la nostra regione a Novara. Io ci sono andata, mio marito ci sono Novara l'ha andati. aiutato. Novara ci ha Vai, Novara aiutato tanto e ci ha aiutato anche con le forniture di cibo. Sì. Anche tutto questo anche Sì. le associazioni qui nei dintorni No, quindi no, sono state sì. però Però certamente non no, potevamo dare noi i facciamo posti perché la non regione non si abbiamo sente più nulla. no, io parlo abbastanza Lei deve parlare come quando si arrabbia. Ah, no, Deve venire qui non per me la faccio fare un'altra volta. Comunque, questa è stata la nostra esperienza, ripeto, un'esperienza che poi ci ha portato a settembre 2017 ad ottenere l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni di protezione civile per il soccorso animali. E fra l'altro ci ha anche portato a redigere una sorta di protocollo che abbiamo presentato in occasione di un'esercitazione della protezione civile a Spinetoli l'anno scorso a maggio. Ovviamente, qual è diciamo, il nostro obiettivo, anche qual, il nostro auspicio? Che nei piani di protezione civile comunale Venga incluso sì, anche venga incluso certo. finalmente un protocollo per il soccorso Io animali. ero convinta che era già stata fatta questa emergenza perché No, se ne è parlato tantissimo. se ne è Tu sei parlato, ma non c'è la prova nessun comune, tra l'altro io lavoro in comune, sto anch'io tentando di farlo inserire nel nostro piano di protezione civile comunale, perché è importante. Abbiamo visto che gli animali lasciati a loro stessi in una situazione di emergenza non riescono a sopravvivere. No, animali Neanche il vivono da gatto, notturno. neanche il gatto, perché anche qui no. Ah, ma il gatto, la famosa frase, ma tanto il gatto se la cava da solo. No, in una situazione di emergenza dove non ci sono più le persone, dove ci sono cioè, macerie, non c'è più un punto di riferimento, anche il gatto soccombe. Allora, grazie. Io una piccola domanda, però la devo fare. Come selezionate o come diciamo richiamate l'attenzione dei giovani a diventare volontari? Dei giovani? Sì, perché vorrei capire la vostra bella maglietta, eccetera, dovrebbe attirare un po' di giovani, un po' di persone. Come le attirate e come le selezionate? Perché non tutti poi sanno far bene questo complesso di Allora, attività. sì, Velocemente. velocementissimo. Allora, come per attirare, diciamo, noi siamo un'associazione locale, cioè non siamo come la LAV nazionale, però abbiamo tantissimi volontari, cioè noi gestiamo, adesso non ho detto tutto perché sennò gestiamo la Sifaglina, facciamo campagne informative, banchetti, cioè Nelle scuole ci andate?
Abbiamo fatto qualcosa anche nelle scuole, cioè adesso in questo momento no, però devo dire che i volontari arrivano. Il problema non è tanto farli arrivare, ma farli rimanere, perché le persone si entusiasmano il primo mese, due mesi, poi quando ci sta da farsi in mazzo se ne tornano a casa. Puntiamo tanto sulla formazione, ovviamente non c'è una selezione iniziale, a meno che una persona non rispetta le regole, non è palesemente folle, non è che c'è una selezione, però puntiamo tanto sulla formazione dei volontari, soprattutto quando ecco, devono avere a che fare, perché poi alcuni volontari si occupano della grafica o magari no, però quelli che stanno a contatto con gli animali devono sapere approcciarsi a un cane, a un gatto, sapere... Parliamo con la lab, parlerò, vedrò se mi riceve. Direi che potremmo pensare ad un ente regione che ha scuole professionali dedica cosa del genere, potrebbe anche fare qualcosa a livello regionale per la, la selezione e la formazione del volontario che dovrebbe essere certificata. Cioè voi come associazione potreste anche avere una valutazione a 4 stelle, a 3 stelle, a 2 stelle a seconda dei vostri. Grazie. È arrivata la data. Una cosa al buonissimo, se qualcuno vuole conoscerci abbiamo il sito www.lamicofedele.it e la pagina Facebook, quindi anche se ci mettete vi piace sulla pagina Facebook contribuite alla nostra causa. Bene, grazie. Grazie, grazie. Allora, l'ente supremo che mi sta alle spalle dice che a questo punto dovremmo fare un break e ascoltare che cosa c'è da proporci la dottoressa Daniela Dottori.